Buongiorno a tutti, ultimo appuntamento della settimana 0816363 per intervenire al telefono con noi e farci ascoltare la vostra voce di popolo. Buongiorno Raffaele Auriemma. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Caro Raffaele, con uno sguardo all'europeo e soprattutto sempre con gli occhi attenti a quello che succede nel mondo del calciomercato, partendo dagli europei, ieri lo sappiamo, sconfitta per il MAS 2-2 purtroppo per la sua Macedonia, 90 minuti in campo per il centrocampista del Napoli, mentre Dries Mertens ha vinto con il Belgio in rimonta sulla Danimarca, tra l'altro una rimonta iniziata con l'uscita di Dries Mertens, dopo magari parliamo anche un po' di lui e del periodo che sta vivendo. Oggi appuntamento tra Svezia e Slovacchia che potrebbe vedere in campo un azzurro, si tratta nella fattispecie di Lobotka che non ha giocato nella prima partita. Per quanto riguarda il mercato, Raffaele, voglio farti subito due domande e poi iniziamo con quelle dei nostri radioascoltatori. Se hai anche tu sentore di rinnovo per Alex Meret e poi tre nomi di tre squadre, Milan, Inter e Atletico Madrid, e il discorso ovviamente riguarda Lorenzo Insigne. Guarda, l'Atletico Madrid io tendo ad escluderlo proprio in maniera concettuale. Io so che dall'Atletico mi raccontano che del Napoli prenderebbero soltanto Zielinski se proprio dovessero sceglierne uno. Io sono più portato a immaginare che Lorenzo Insigne possa rinnovare con il Napoli alla fine di questo europeo. Sicuramente il suo ottimo agente Vincenzo Pisacane troverà il modo di parlare col presidente De Laurentiis e individuare una soluzione che possa essere ottimale per tutti, mica soltanto per Lorenzo Insigne. Quindi per questa ragione aspettiamo la fine degli europei, poi dopo cominceremo a discutere dei rinnovi, anche se secondo me il Napoli come le altre società di Serie A saranno via via gradualmente portate a fare una programmazione tendente anche a lasciare andare via dei calciatori a scadenza di contratto. 0816363, c'è Fabio al telefono con noi. Ciao Fabio, buongiorno. Ciao, volevo intervenire a proposito di Napoli-Verona. Stiamo indagando su quali siano i motivi che hanno portato il Napoli a non conquistare la Champions, ma praticamente l'ha conquistato proprio il presidente nel momento in cui dice che se va in Champions guadagni 90, però ne spendi 200, e praticamente stai confessando di aver avuto piacere di non essere andato in Champions. Voglio dire, è chiarissimo, perché il passaggio dell'intervista di De Laurentiis ce lo ricordiamo, l'abbiamo anche già affrontato e abbiamo anche già detto, Raffaele, che non è propriamente il suo caso, perché io che ricordi 200 milioni di tasca sua non li ha spesi mai. Forse no. Parlava di qualche altra società De Laurentiis, non certo il Napoli che investe 200 milioni, ma magari li può anche investire, ma se ne incassa 190 è diverso il concetto. Il discorso forse era relativo magari alle squadre, appunto, visto che la domanda era sulla Superlega, che partecipavano, o meglio che volevano partecipare alla Superlega, perché evidentemente a loro questo sistema, loro che si spendono 200 milioni, non andava più bene. Nella notte, Raffaele, avrai ovviamente visto lo striscione esposto all'esterno dello Stadio San Paolo, Stadio Maradona, pardon, per meglio dire. La sensazione è che la gente non dimentica, no? Al di là dello striscione, che è ovviamente il gesto simbolico più significativo, però se vai a farti un giro per esempio sul Twitter, sull'Instagram del Napoli, quando arriva una pubblicazione di una foto, di un contenuto, tutti i commenti dicono questo: stiamo ancora aspettando che ci spiegate cosa è successo in Napoli-Verona. Tu lo sai come la penso, Andrea. Io ho le mie idee, le mie convinzioni che non sono frutto della fantasia. Io vedo quello che succede. Così come Orsato ce lo può dire 50 volte che lui da vicino, da troppo vicino, non riesce a vedere che quel fallo di Pjanic possa determinare un cartellino giallo, parimenti io continuo a pensare che quella partita tra Napoli e Verona non sia stata una partita normale, ma comunque non è stata una partita giocata come il Napoli avrebbe dovuto e come stava facendo da un paio di mesi a quella parte. Io so perché i tifosi sono amareggiati, perché all'ultima giornata di campionato il Napoli era in Champions League, gli bastava vincere contro un Verona che
mi ricordo da quanto non vinceva più una partita. Verona che si è presentato con il secondo portiere, poi ha messo dentro anche il terzo portiere, quindi diciamo era una partita che quel Napoli lì, visto fino a Firenze, l'avrebbe dovuta vincere anche con uno scarto largo di gol. Quindi è chiaro che la gente è amareggiata, né tantomeno secondo me si accontenterebbe di ricevere una risposta di comodo. O dite la verità oppure continuate a non parlare, che è meglio, perché i tifosi sono troppo incazzati e sentire qualche altra palla non gli farebbe certo piacere, soprattutto nella misura in cui il Napoli ha lasciato il quarto posto nell'ultima mezz'ora di campionato, pensate a chi? Alla Juventus. Quindi immaginate quanta amarezza possa aver sviluppato il tifoso. La Juventus è la stessa squadra che vinse il campionato quando Orsato si sbagliò perché era troppo vicino, giusto? È la stessa formazione che ha giovato degli eventi, no? Sì, sì, la stessa. Certo. Va bene. Allora, perciò risposte sì, ma che siano quelle vere, anche se possano scottare un po', ma che siano quelle vere, perché io immagino dal primo giorno del ritiro a Di Maro, cioè il 15 luglio, fino a quando non si arriverà a sapere cosa è successo, i tifosi del Napoli non saranno lì solo ad applaudire la squadra. Eh no, certamente sarà così. Tony Molà, la parte tecnica, mi informa che c'è un altro collegamento telefonico, poi ci fermiamo. Vincenzo in linea con noi, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno ragazzi. Napoli-Verona è quarto mistero di Fatima, non si capisce cosa è successo in quella partita là. Siamo ancora amaricati più per il fatto di aver lasciato il posto alla Juve che per la perdita della Champions, per noi tifosi quella è la cosa più che ci rammarica. Volevo farvi una domanda: in un mercato, dico una cosa che già mi pento nel dirla, in un mercato dove ci saranno pochi soldi, dove le squadre sono indebitate fino al collo, dei giocatori più importanti del Napoli, io cederei Mertens, visto l'ultimo anno fatto, anche se penso sia impossibile, visto anche Osimhen che andrà a fare la Coppa d'Africa, però tra quelli che cederei del Napoli, Mertens e Fabio Luiz per Koulibaly e Insigne. Non so come la pensate. Grazie Vincenzo per aver chiamato. Beh, mi anticipavo una domanda che ti avrei fatto dopo, Raffaele, anche con la nazionale, la parabola discendente di Mertens da qualche mese a questa parte mi sembra abbastanza palese, poi magari tra due mesi riesplode in tutto il suo talento. In questo momento non mi sembra che sia il miglior Mertens che noi abbiamo vissuto. Consideriamo che siamo anche al termine di una stagione molto particolare, nella quale lui ha avuto un infortunio alla caviglia che è durato tanto e che probabilmente non gli ha permesso di allenarsi come avrebbe dovuto. Quindi aspettiamo, lasciamo che vada in vacanza, possa riposarsi, anche perché non ce lo dimentichiamo, Mertens è sempre Mertens, purché però lui cominci ad entrare nell'ordine di idee che lui non è un titolare, lui deve entrare a gara in corso per fare la differenza e poi qualche partita la gioca pure dal primo minuto, ma non può più immaginare di fare una stagione così. Eh sì, è chiaro che a 4 milioni e mezzo di ingaggio annui diventa una riserva molto di lusso per il Napoli e questo è un po' il tema. Dobbiamo fermarci per qualche istante, 0816363 per intervenire telefonicamente al rientro, quando consulteremo anche un esperto di calciomercato per tutti gli ultimi aggiornamenti. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Subito uno dei vostri messaggi arrivati al 339-666-9990, ecco qui. Raffaele, buongiorno, buongiorno Andrea. Raffaele, io non riesco a capire una cosa, perché viste le enormi difficoltà che il Napoli ha sul mercato, perché è scarso di liquidità, perché non puntare sul suo settore giovanile e formarsi i giocatori in casa, stile Atalanta? Io per il dopo Insigne, se non rinnova, punterei tutto su Gaetano. Non so tu cosa ne pensi. Su Gaetano. Che devo pensare, Andrea, dai, ma ancora parliamo del settore giovanile del Napoli.
Cioè, se noi immaginiamo un settore giovanile del Napoli produttivo e che quindi chi riesca a formare ragazzi che poi o tieni in prima squadra o che vendi, ci vorranno dai 10 ai 20 anni, cominciando oggi. Quindi è una materia che credo sia meglio non trattare, perché è un altro argomento che poi lascia molta amarezza nell'indole del napoletano, che sa quanti ragazzi di alta qualità vengono cresciuti nelle scuole calcio delle nostre zone per poi approdare altrove. Sì, dai, Gaetano è un giocatore che puoi mettere in più a estensione della rosa, ma non uno su cui puoi puntare subito, anche nell'interesse del ragazzo che deve fare il suo percorso. Ce lo può confermare anche chi, tra le altre cose, segue molto la Serie B, no? Oltre al calciomercato, il collega della Gazzetta Nicolò Schira, che è in collegamento con noi. Ciao Nicolò, buongiorno. Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Caro Nicolò, al di là, ecco, delle suggestioni dei tifosi che vorrebbero, ecco, il ritorno dei giocatori in prestito ex settore giovanile, cosa si muove al momento sul mercato del Napoli? Poco o nulla, perché aspettando le uscite mi sembra di capire che sono un po' paralizzate anche le entrate, no? Questo come un po' per tutti i club. Però secondo te qual è il fronte su cui il Napoli sta lavorando di più, tra il terzino sinistro, il centrocampista che sostituirà Bakayoko o magari il quarto difensore centrale? Ma credo che la priorità possa essere quella del terzino sinistro, perché comunque numericamente causa tanti gravi infortuni che ha avuto Goulam, oggi come oggi hai Mario Rui, ma serve comunque per una squadra come il Napoli che gioca su tre fronti, che ambisce comunque a fare delle manifestazioni, delle competizioni in maniera importante, serve avere un giocatore di pari livello. E tra l'altro, come scrivevo anche nei giorni scorsi, bisogna sempre tenere d'occhio la situazione di Emerson Palmieri, perché nonostante le tante voci che lo associavano all'Inter non è che piaccia particolarmente, nel senso che Simone Inzaghi preferisce un esterno con altre caratteristiche. Soprattutto viene ritenuto Emerson Palmieri più un quarto di difesa che un quinto tutta fascia, da come gioca l'Inter col 3-5-2. Quindi, per cui in Italia, visto che lui vorrebbe tornare in Serie A, c'è il Napoli. Spalletti, lo sappiamo, è l'allenatore che di fatto l'ha lanciato e valorizzato alla Roma, perché lui, quando fu acquistato per 3 milioni da Giando Rossi davanti a Sabatini, era un po' un carnea, da Palermo non giocava, sembrava quasi un'operazione fatta magari per fare un favore al Palermo, che all'epoca iniziava a avere qualche problema societario che di lì a un paio d'anni avrebbe portato al fallimento. E invece poi si è rivelato un signor terzino proprio grazie alla cura Spalletti. Sì, magari se riusciamo a migliorare un po' il collegamento, Nicolò, che ti sentiamo un po' lontano, se puoi avvicinarti, non so, al microfono, se sei in viva voce o auricolare, così via. Forse un po' meglio. Raffaele, non so se hai domande per Nicolò. Sì, ne ho una in particolare. Secondo te, Nicolò, questo mercato sarà caratterizzato soprattutto dalle società che saranno bravi a trattenere i propri migliori calciatori, come il Napoli per esempio, o quelle che dovranno invece rivedere i propri propositi, le proprie strategie, come l'Inter? Ma io credo che in base sarebbe la seconda la risposta, ovvero il mercato dovrebbe essere caratterizzato da chi dovrebbe rivedere le proprie strategie. Però, come sai bene, causa Covid, soldi per tutte le società ce ne sono poche, quindi alla fine paradossalmente trattenere i propri gioielli può valere come un acquisto importante, perché poi se andiamo a vedere in questo momento ci sono sì tante chiacchiere, fa parte anche del periodo, i procuratori fanno il via vai nelle sedi delle società offrendo i loro assisti, ma nel momento in cui poi uno deve andare a finalizzare, deve andare a offrire 25, 30, 40 milioni, senza delle uscite fanno tutti un po' fatica, a maggior ragione l'Inter, insomma, ha gravi problemi societari, ma questo non è un mistero da tempo. Sì, Nicolò, ci aggiorni un po' sulla vicenda Gattuso? Ci confermi intanto che il Tottenham salta e a questo punto che succede? Resta col cerino in mano l'ex tecnico del Napoli, e se secondo te c'era comunque il Tottenham dietro quello che è successo a Firenze? C'era sicuramente anche lo zampino del Tottenham, oltre alla divergenza di vedute e di opinioni sulle strategie di mercato, quindi secondo me era un po' un puzzle di situazioni, perché ovviamente nel momento in cui magari non sei contento, non c'è identità di vedute sui progetti, sulle strategie di mercato, e sai che hai buone possibilità
io ti dico, più che buone erano ottime, perché insomma, parlando anche di Paratici, era convinto di farlo. Poi Livi è un presidente molto particolare, se vogliamo un po' all'Aurelio De Laurentiis, nel senso che è un presidente poi decisionista, e rispetto a come era probabilmente abituato Paratici alla Juve, dove aveva dei poteri molto più netti, più definiti, era anche più centrale nelle scelte. Sì, lui ha trovato un accordo, ha trovato un'intesa di massima con Mendes per Gattuso, ieri sera tanto Paratici ieri era a Milano, e invece poi alla fine stamattina Livi, anche un po', se vogliamo, sconcertato da il trend topic a livello europeo del no to Gattuso, non vogliamo Gattuso da parte dei tifosi del Tottenham, con milioni di commenti sui social, ha deciso di, tra virgolette, scaricare Gattuso, che di fatto è stato virtualmente sulla panchina del Tottenham per 24 ore, ma poi alla fine Livi ha deciso di girare altrove, adesso cercheremo di capire dove, ma insomma, una situazione parecchio caotica e confusa quella del Tottenham, e quindi paradossalmente Gattuso si ritrova di nuovo a piedi. Staremo a vedere cosa accadrà. Nico, intanto ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, buona giornata, buon lavoro soprattutto. Grazie a voi, un saluto a te, un saluto a Raffaele naturalmente e a tutti i radioascoltatori. Grazie al collega della Gazzetta Nicolò Schira. Andiamo ad ascoltare ancora qualche messaggio vocale di quelli arrivati al 339-666-9990, eccolo qui. Buongiorno Antonio da Portici, signora Rimma, un argomento a lei molto caro, il signor Gennaro Gattuso. Ecco. Lei mi dirà, ma basta, che cosa c'entra? Invece no, c'entra. Un po' di tempo fa faceste trasmissioni dopo report sul mondo del calcio, i procuratori, il male del calcio. Caro signor Gennaro Gattuso, ha un procuratore molto potente e da voi è stato definito per 15-16 mesi a Napoli come una mosca bianca nel mondo del calcio, come l'allenatore uomo, l'allenatore senza peli sulla lingua, come se gli altri allenatori passati a Napoli invece fossero mezzi uomini. Allora il caro signor Gennaro Gattuso dovrebbe prendere un microfono e dire: ora vi racconto tutto ciò che è successo a Napoli e Firenze. Non lo farà neanche lui, perché anche lui si adegua al mondo del calcio, anche lui si abbassa le braghe perché ha un procuratore potente e non dice nulla. Quindi il caro Gennaro Gattuso non è come gli altri, anzi forse è uno dei peggiori nel mondo del calcio. Allora, prima che di lasciar rispondere Raffaele, se vuole, io dico solo una cosa. Ma che devo rispondere, Andrea? Ma cosa devo rispondere rispetto all'ossessione di uno che odia Gattuso? Ma io posso mai rispondere? La mosca bianca, la mosca nera, la mosca viola. Io vedo quello che un allenatore fa sulla panchina del Napoli. Poi, se vi sta sulle palle, non è un problema mio, è un problema vostro, che siete piccoli 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 piccoli. Sai, il potere di un agente come Mendes è indubbio, non ci piace, quante volte l'abbiamo detto, però io credo che Gattuso a Napoli si sia comportato da grande uomo, e non è che per forza devi fare un nesso con quello che è successo a Firenze e quello che è successo a Napoli. Ma lo fanno perché poi gli devono rompere le palle, perché è accanimento, no? Come se fosse solo Gattuso quello che c'ha il procuratore potente. Vogliamo vedere tutti gli altri che hanno procuratori potenti? Vogliamo fare l'elenco? Perciò dai, basta. È accanimento questo. Cioè, ti sta sui coglioni, ma lo abbiamo capito, non è che c'è bisogno di che lasci altri messaggi. Voglio leggere il messaggio di Gigi invece. Ciao Andrea e Raff, questo europeo denota una certa garra con tanti scontri duri e cruenti, teste fasciate, quasi nel nome di un vecchio calcio, la stessa garra che invece non vedo nel nostro campionato e nemmeno in Champions League e negli altri campionati europei, tranne nei campionati britannici che fanno forse eccezione. Mi faccio una domanda: i calciatori tendono a risparmiarsi secondo voi molto spesso? Grazie e complimenti. Ma non credo proprio che tendano a risparmiarsi. Io so soltanto che questo tipo di calcio comincia a stufare tutti, anche me, devo essere sincero, perché tante volte mi sembra di raccontare cose che poi non sono corrispondenti alla realtà, e allora è oggi, domani, dopodomani, fra un mese, tra un anno, alla fine apri gli occhi e dici: oh, ma di che stiamo parlando? Ma cosa stiamo facendo? E poi c'è ancora gente che c'ha sulle palle Gattuso, c'ha sulle palle Tizio, Caio, Sempronio, e ogni volta trovano: ma guardate al pallone che si sta veramente marcendo, voi guardate a Gattuso. Ma noi dobbiamo solo ringraziare a Gattuso, che ha preso una situazione nella quale il Napoli veramente stava messo, ma non male, di più. Rapidi al telefono da Francesco, poi ci fermiamo. Ciao, buongiorno. Ciao Andrea, buongiorno a te, a Raffaele, sempre complimenti. Grazie.
dici tutto. Beh, per quanto riguarda il presidente, io credo che il nostro presidente quando parla non è mai banale, anche nell'ultima uscita ha detto delle cose importanti, anche se dispiace un pochino ascoltarlo in una manifestazione, in un evento diverso da quello calcistico. Credo che noi tifosi avremmo forse meritato una comunicazione un po' più chiara, un po' più diretta. Per quanto riguarda l'ultima partita col Verona, a distanza di un mese se ne parla ancora, ma noi dobbiamo interrogarci su tutte le altre partite prima di Napoli-Verona, nelle quali il Napoli aveva dimostrato di soffrire certe squadre quando ci attaccavano, quando ci aggredivano alti. Quindi non starei troppo lì ad andare a cercare le streghe e soprattutto, infine, poi vi lascio, la delusione è quella che assistiamo a un sistema calcio dove chi vince lo scudetto ha 600, 700, 800 milioni di debiti, chi ha vinto lo scudetto negli ultimi 9 anni ce n'ha altrettanti, un sistema arbitrale che fa quello che gli pare e piace e nessuno purtroppo al momento gli dice nulla se non le Iene. Quindi questa è un po' la situazione. L'amarezza c'è. In un calcio giusto si giocherebbero lo scudetto Napoli, Lazio, Sassuolo e Atalanta, va, diciamo così. Dobbiamo fermarci adesso per pochi istanti. Ti lascio immaginare, Raffaele, quanto l'argomento Gattuso appena toccato abbia fatto esplodere il nostro servizio di WhatsApp. Evidentemente resta ancora il primo pensiero in cima, insomma, così, alle considerazioni dei tifosi, anche perché non è ancora esploso. Ma tu ricordati la gente mercato, no? Come parlava di Sarri quando Sarri se n'è andato, quando Sarri si è seduto sulla panchina della Juventus. Invece quest'anno come ne parlavano? Certo. Ancora oggi c'è chi si chiede, ma visto che Sarri non aveva una panchina, perché De Laurentiis ha preso Spalletti e non ha ripreso Sarri? Il napoletano, quello mediocre, è fatto così. Oggi ti attacca e domani dice quanto sei bravo. Sì, il calcio anche un po' in generale, no? È fatto così. Io ricordo tanti allenatori considerati, trattati malissimo dall'opinione pubblica, poi fai una buona stagione e diventi il messia. Quindi vedrai che appena Gattuso farà una buona stagione verranno fuori solo quelli che diranno: io l'ho sempre detto che Gattuso era un grande allenatore, un grande uomo. Dobbiamo fermarci, Tony Mollà, pochi istanti, torniamo tra pochissimo. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. E come dicevo, l'argomento Gattuso sembra aver appassionato molti ascoltatori, se non tutti. Io proverei a sentire un messaggio vocale, sperando che magari parli qualcuno anche un po' d'altro, ma non ci scommettere troppo, caro Raffaele. Noi però diamo voce a tutti, come sempre. Vabbè, apriamo i messaggi a random, eccone un altro. Buongiorno, secondo me Gattuso e la maggior parte dei giocatori di quest'anno saranno ricordati per sempre come quelli che non hanno giocato l'ultima partita e non si saprà mai il motivo. Grazie e buona giornata. O magari può darsi che abbia ragione questo amico. Sì. Allora, Raffaele, ieri ti dicevi molto ottimista sul fatto che anche se o quando Florenzi avrà pienamente recuperato la sua contrattura al polpaccio nella seconda fase dell'Europeo, potrebbe comunque toccare ancora una volta Di Lorenzo, per come si è espresso, no? Nel periodo in cui, nelle due partite in cui ha giocato ad altissimi livelli. Confermi questa versione? Almeno se tu fossi Mancini mi sembra di capire che non hai dubbi, però te lo aspetti anche da Mancini? Guarda, io non mi aspetto niente, io guardo al campo e sono abituato a giudicare i calciatori e gli allenatori per quello che fanno sul campo di gioco. All'esordio io capisco pure che Mancini voglia riconoscere a Florenzi una priorità per il nome, per il rango, per il trascorso. Però ora che Di Lorenzo ha dimostrato non solo di poter far bene, ma di fare anche meglio rispetto a Florenzi, perché comunque Di Lorenzo è uno che spinge tanto, è stato il calciatore maggiormente utilizzato quest'anno da Gattuso in quanto a minutaggio, è una macchina da guerra che non si ferma mai.
quando serve va a stringere anche centralmente perché sa fare il marcatore centrale, io troverei una forzatura non continuare a giocare con Di Lorenzo sul lato destro e scegliere ancora Florenzi. Allora parliamone anche con chi lo ha allenato, pensa Raffaele, Giovanni Di Lorenzo, non più tardi di 5 stagioni fa, quando era in Serie C al Matera e ora primeggia all'Europeo con la nazionale italiana. Stagione 2015-2016, 29 presenze, 2 reti e 3 assist per l'ex terzino dell'Empoli tra le altre. Il tecnico era Pasquale Padalino, che è al telefono con noi. Mister, buongiorno. 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 Caro Pasquale, buongiorno, grazie di essere con noi oggi. Grazie a voi per avermi invitato. La domanda più stupida e banale che possa fare un giornalista, però è necessario farla. Pasquale, ma tu te l'aspettavi che poi Di Lorenzo arrivasse fino a questo punto? Allora, in realtà con Di Lorenzo ci sono state 2 fasi. Per quanto riguarda il mio rapporto professionale con lui, nella fattispecie quando allenavo in Matera, cioè uno è quando sono arrivato che ho sostituito l'ex tecnico Dionigi, lui giocava in una difesa a 3 da centrale, da braccetto di destra, come usano dire adesso, però vedevo che aveva sempre questa propensione ad accompagnare il gioco in avanti, anche se oggi è richiesto al braccetto di partecipare alla costruzione dal basso dal gioco, però lo vedevo che era un pochettino frenato, cioè non riusciva a mettere tutti i giri a disposizione della squadra, perché lui era, lo consideravo io un cavallo pazzo, cioè uno che aveva voglia di dissociare anche nel campo avversario. E quindi gli parlai semplicemente chiedendogli che avevo l'idea, l'intenzione di spostarlo in fascia, che lui secondo me subito prese come un qualcosa di assolutamente positivo, perché dava questo tipo di segnale al sottoscritto almeno, e quindi provammo e da quel momento rimase sulla fascia come terzino. Io me lo aspettavo perché per Giovanni ho un'ammirazione soprattutto come persona, oltre che come calciatore, è evidente a tutti, ma come persona credo che è stato uno di quei calciatori riconosciuto un po' tardi dal nostro palcoscenico calcistico, però che per fortuna sua e anche mia, devo dire, perché a volte certi collegamenti che faccio devo dire grazie a lui, Mariano Fernandez, all'epoca direttore sportivo, lo prese perché lui stava rischiando di restare assolutamente fermo, perché era svincolato, se non ricordo male, dalla Regina, e invece Mariano Fernandez fece questo colpo pagandolo pochissimo, e poi si è rivelato quello che si è rivelato, ma non avevo dubbi assolutamente sulla moralità del ragazzo. Poi se che potesse arrivare addirittura a questo, ovviamente c'erano i presupposti per poterlo pensare. Quindi mister, possiamo dire che sei tu quello che l'ha fatto diventare il terzino che è oggi, o meglio che l'ha fatto diventare un terzino, visto? Beh, non è che sono io, Giovanni probabilmente ci sarebbe arrivato comunque anche se avesse continuato a giocare da centrale, però mi sembrava avere una grande potenzialità che però in quel ruolo non veniva espressa, e siccome, come diceva giustamente Raffaele, è uno che accompagna molto, ma non solo accompagna, ha anche la forza fisica, la potenzialità per poter ritornare allo stesso tempo e con gli stessi giri senza scaturire mai in una stanchezza che io anche da telespettatore non percepisco mai da Giovanni, mi sembra sempre che sia in grado di poter gestire qualsiasi situazione con e senza la palla, quindi questo è un qualcosa che gli fa onore e appartiene veramente ai grandi calciatori. Una resistenza d'acciaio. Un'ultima per quanto mi riguarda, io credo che il Napoli abbia bisogno di altri Di Lorenzo. In che senso? Che finalmente è quel giocatore di grande gamba, di impatto fisico che forse è sempre mancato negli ultimi anni, no? In una squadra che invece aveva sempre puntato su altre caratteristiche, c'era una certa qualità tecnica per il palleggio, ma anche a discapito di quella che poteva essere un elemento che però è fondamentale, mi insegni mister, nel calcio di oggi, cioè appunto la fisicità, l'esplosività. Forse il Napoli dovrebbe proprio switchare al modo di giocare di Lorenzo, prenderne un altro paio di giocatori con quelle caratteristiche anche negli altri reparti. Cosa ne pensi? Sì, però sarebbero degli investimenti che vanno fatti
dopo un'accurata attenzione, scrupolosa ricerca di quello che può essere il talento. Io ricordo che Giovanni, prima di arrivare a Napoli, per quanto possa essere stato apprezzato prima anche nell'Empoli, dove ci ha vinto un campionato, credo che non sia arrivato proprio con i favori del pubblico, il pubblico più allargato, mi riferisco non solo a quello napoletano. Quindi un po' di scetticismo c'era. È evidente che però bisogna anche iniziare a dare la possibilità a questi ragazzi di prendersi delle responsabilità, e credo che lui abbia risposto ampiamente. Sono d'accordo che bisogna assolutamente investire su calciatori di questo tipo, perché sono i giocatori del futuro, perché hanno capacità, duttilità, tecnica, resistenza, esplosività, però bisogna anche riconoscere che non è semplicissimo. Mister, sappiamo che è finita con la Juve Stabia, noi facciamo quindi un grosso in bocca al lupo per il futuro. Grazie, siamo qui. E grazie a mister Pasquale Padalino. Ciao Pasquale, grazie. Stagione importante per la Juve Stabia, uscita al secondo turno dei playoff, squadra allenata proprio da mister Padalino nell'ultima stagione. Prima di fermarci ascoltiamo un altro messaggio vocale al volo, così estratto a caso come sempre, eccolo qui. Caro signor Raffaele Aurimma, ma se lei giudica gli allenatori per quello che fanno sul campo, mi spiega l'ultima partita Gattuso perché sulla panchina è stato in silenzio? Me lo spiega? Che ha fatto? Si è preso una giornata di festa? Stava in sciopero? Questa è una domanda lecita, nel senso che a tutti, no? Raffaele ha un po' colpito quell'atteggiamento di... A me lo chiede. No, certo. Cioè, io lo voglio sapere da Gattuso e dai calciatori, dal presidente, lui lo chiede a me. Tu lo devi chiedere a tutti, come hanno fatto i tifosi veri, seri, quelli delle curve che hanno esposto uno striscione. Dateci risposte, non è che le dovete avere solo da Gattuso. Tutti ci devono dare risposte su quella partita indegna, perché il Napoli fino a pochi giorni prima aveva dimostrato di meritarlo quel quarto posto con il quale aveva iniziato l'ultima giornata di campionato. Invece quelli che non sopportano Gattuso vogliono le risposte solo da Gattuso. Voi non avete capito una cosa: più parlate contro Gattuso, più dimostrate alla gente seria ed obiettiva che ce l'avete con lui e basta, non ve ne frega niente del Napoli, ce l'avete solo con lui. Nel marasma del massacro, del gioco al massacro, emerge il messaggio di questo amico che purtroppo non si firma, che mi piace molto. La gente è un po' ingrata con Gattuso, sarà forse colpa sua se abbiamo perso 2 punti con il Sassuolo negli ultimi secondi, o se ci annullano un gol regolare contro il Cagliari, è colpa sua se facciamo 30 tiri in porta con lo Spezia e non vinciamo? Io purtroppo, o per fortuna, non sono riuscito a vedere l'ultima partita, almeno mi sono intossicato di meno o quasi, dice tra parentesi questo ascoltatore, che purtroppo non si firma perché... Guarda, queste sono le persone che tu puoi condividere o non condividere, però almeno forniscono elementi oggettivi e non come quelli che ce l'hanno con qualcuno, che cercano sempre il pelo nell'uovo per poter attaccare qualcuno. Sì, mi fanno morire quelli che dicono: Raffaele, come fai a dire che Gattuso ha fatto bene? Ti piace arrivare quinto e settimo? Come se poi il risultato finale di una stagione dipendesse esclusivamente dal rendimento dell'allenatore. No, fosse così, quando il Napoli ha preso Ancelotti, il migliore di tutti, doveva fare il triplete, evidentemente. Dobbiamo fermarci pochi istanti, poi torniamo qui 081-636-363 per continuare a intervenire in diretta. Tra poco. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Dedichiamo l'ultima parte della nostra settimana di Si gonfia la rete con la vostra voce di popolo, come sempre 081-636-363 per intervenire al telefono, 339-666-9990 per WhatsApp, come quello che ci invia Pachi Web, si firma così, del Club Napoli Poggio Marino con tutto core. La verità sicuramente non la sapremo mai, Raffaele, ma le scuse, se mai arrivassero, saranno comunque sempre vergognosamente tardive rispetto per chi ha fede in questa maglia. Direi niente da aggiungere. Firmo completamente quello che dice il nostro amico, completamente. Ecco. Allora andiamo ad ascoltare un messaggio vocale, eccolo qui.
Ciao Raffaele, volevo collegarmi un attimo al messaggio dell'amico di prima. Gattuso ha finito la partita con 5 attaccanti in mezzo al campo per provarla a vincere. E chi le dice che non ha provato a fare niente? Chi le stava battendo pure a Juric? La verità è che Gattuso è troppo home per i napoletani. Sì, il fatto però che Gattuso sì, questa chiusura mi piace non molto, fosse mi lo piace stesso molto. Raffaele, però l'abbiamo evidenziato un po' tutti. Adesso può essere per tanti motivi, magari sì, anche la tensione sì, sì. dell'obiettivo che ti sfugge davanti agli occhi, che l'ha pietrificato, o problemi con, ulteriori con il presidente, non lo so. Però quello fu un elemento un po' oggettivo. No, ma anche quella eccessiva aggressività mostrata nei confronti di Juric è un segnale di qualcosa che non stava andando sì. bene e che a Gattuso non piaceva. Però la chiosa del nostro amico mi piace molto, è troppo home per certi napoletani. No, mi piace questo messaggio, un elemento oggettivo insindacabile che con Gattuso il Napoli ha fatto pena in Europa in due stagioni e non è riuscito nemmeno ad eguagliare il secondo posto di Ancelotti con 79 punti. Ma perché? Il Napoli ripartiva da quel secondo posto o ripartiva da una squadra che stava precipitando letteralmente in classifica? Facile prendere il Napoli di Sarri di 91 e farne 12 in meno arrivando comunque secondo senza avversari. Ma perché sprechi il fiato, Andrea? Ma perché sprechi il fiato? Perché... tu sei un professionista e sei perché una se non ti piace Gattuso io lo accetto, perché non è uno che ha vinto 3 trofei, 4 trofei a Napoli quest'anno, quindi la critica ci può stare, poi ognuno ha la sua opinione, ma andare a esaltare come termine di paragone il rendimento di Ancelotti a Napoli mi fa sinceramente sorridere. Gaspare al telefono con noi, buongiorno. Ciao, dalla Baviera, da Monaco. Ciao. Ah, ciao Gaspare. Senti, io ogni tanto chiudo gli occhi e voglio immaginare quello che succede, che è successo a Verona-Napoli, no? Io sento dire che De Laurentiis ha voluto perdere per fare un favore, perché... ma come sarebbe successo? Che dovente andava dei giocatori e dice voi dovete perdere la partita, cioè mi sembra una cosa strampalata, no? Il problema, la domanda che non ti fanno mai nessuno è perché nelle ultime 3 partite il miglior giocatore che avevamo noi nel giorno di turno Dem è sparito. E perché noi nelle ultime 2 partite importanti in casa abbiamo preso 2 gol in fotocopia stando in vantaggio, cioè quello che è successo con Verona è successo dopo. Noi abbiamo vinto 6-0 con la Fiorentina, abbiamo fatto quella partita indegna in Supercoppa. Cioè queste partite qua purtroppo il Napoli l'ha sempre avuta, ma non solo con Gattuso, anche con Sarri l'abbiamo avuta. Purtroppo questa è una squadra che non ha mai vinto, non riesce a io non riesco a immaginare che Lorenzo va nel spogliatoio e dice voi dovete perdere la partita, cioè ma stiamo veramente scherzando? Va bene, un saluto a tutti, ciao. No, questo nessuno l'ha detto, però abbiamo noi dei dubbi, no? Non l'abbiamo detto a questa cosa, ci mancherebbe altro. Fammi solo dire su Demme, se diciamo le cose non vere devo intervenire. Non è vero che è sparito il giorno di ritorno, lui era il titolare, si è fatto male. Nel momento in cui si è fatto male Bakayoko, che sembrava diventato una sciagura umana, ha fatto invece 2-3 ottime partite, e si vede che Gattuso ha avuto più garanzie da lui, oltre che per le scelte tattiche di cui più volte hai spiegato, no? Di alzare un po' i centimetri al centrocampo, ha preferito lui in quelle partite. Ma voglio dire, era sempre andata bene, perché a Firenze il Napoli ha vinto e Bakayoko ha giocato benissimo. Un'altra partita prima, non ricordo contro chi, forse l'Udinese, il Napoli aveva vinto e Bakayoko aveva giocato benissimo. L'ultima l'abbiamo vista tutti, ma solo l'ultima, ecco il segno di poi, è un po' facile. C'è un amico che scrive, non lo ascolterete mai questo messaggio, invece lo ascoltiamo, vediamo di che tratta. Ciao Raffaele, una domanda senza che ti arrabbi, in totale armonia e amicizia. Ma perché un Gaetano o un Tutino non potrebbero giocare titolari nel Napoli? Ti voglio ricordare che il nostro capitano, il signor Lorenzo Insigne, ha fatto 2 anni di prestito, Foggia e Pescara, C e B, solo con il signor Zeman. È venuto a Napoli e ha giocato al fianco di Cavani, al posto di Lavezzi in Champions League, con mister Mazzarri. Quindi perché un Tutino o un Gaetano non potrebbe venire a Napoli, non potrebbero restare a Napoli e fare la loro parte da titolari? Ma vedi, poi dici io non mi devo arrabbiare, ma mi devo arrabbiare per forza.
Andrea, ma io ho mai detto, mi hai mai sentito dire che Gaetano o Tutino non sono da Napoli o non possono essere integrati nella rosa del Napoli? No, l'ho mai detto. Lui ha detto però che devono venire a fare i titolari adesso. Come ma lui ha una sua idea e se la tiene. Io non sono d'accordo. E, stagione 2011-2012, Insigne a Pescara, vincendo il campionato, fa 18 gol e 14 assist. Un po' diverso da quello che hanno fatto, con tutto il rispetto, facendo benissimo Gaetano e Tutino. 18 gol, 14 assist, fu il miglior giocatore insieme a Immobile della Serie B quell'anno. È un attimo diverso. Sì, ma stiamo ponendo una questione che non c'è, che non esiste, perché questo amico che non vuole che io mi arrabbi si riferiva ad una risposta che ho dato in precedenza a un altro amico che pretendeva che noi prendessimo i calciatori dal settore giovanile senza spendere altrove, e ho spiegato che per fare questo ci vorranno dai 10 ai 20 anni, cominciando oggi. Antonio al telefono, ciao, buongiorno. Ciao Andrea, ciao Raffaele. Ciao, ciao Antonio. Vabbè, Raffaele, la stima verso di te infinita, ci siamo sentiti altre volte veramente. Anzi, io ti consiglierei che nella tua carriera dovresti cominciare a fare giornalista di indagine, tipo come quelli di Reporto Le Iene. E arrivo al dunque. Tutti quanti in discussione per quanto riguarda questa benedetta partita Napoli-Verona. Io non credo di sapere la verità, ma mi sono fatto questa idea del calcio. Il Napoli vince 2-0 col Cagliari e gli levano un gol regolare, e il tifoso del Napoli dice sì, però un Napoli 1-1 non doveva prenderlo. Io sono dell'idea che al 70esimo di quella partita 2-0 per il Napoli, un'altra partita, dopodiché in quelle ultime 7-8 partite di campionato la Juve viene aiutato con un calcio di rigore a quadrato. Partita finita, quindi, contro la prima in classifica. Aspetta, Andrea. Sì, poi ti ascolto per radio, faccio il mio ragionamento e poi ascolto per radio a voi. Noi quella partita col Verona l'avremmo giocata più 5 sulla Juve. Ora, io non credo nel sospetto del Napoli, si hanno pisciato sotto, si hanno cagato sotto, tutte queste stronzate che sono su me. È capitato altre volte che il Napoli ha sbagliato le partite. L'Italia sbagliò i mondiali con un rigore sbagliato di Baggio e Baresi. Ci si può sbagliare una partita. Il problema nasce che tu arrivi defraudato di punti presi sul campo, porca miseria, ma perché non lo denunciamo? Ma non come tu lo fai, ma noi di questo dobbiamo fare all'infinito, come faceva Moratti con l'Inter, anche se non li vinceva i scudetti, li vinceva la benedetta Juventus. Moratti si dannava anche se non serviva, non mi interessa, danniamoci. Grazie Antonio, io veramente non so che aggettivo esprimere per questa telefonata, con cui sono d'accordissimo Raffaele. Quell'episodio di Cuadrado, che è vergognoso veramente, contro proprio l'essenza del calcio, è tutto lì. Noi è inutile che andiamo a vedere gli altri episodi, noi dobbiamo vedere quell'episodio. È passato in sordina perché ormai l'Inter aveva vinto lo scudetto, quindi lì la Juve invece doveva proseguire nella sua corsa alla Champions League, e tutto è passato in sordina, sinceramente. Allora Andrea, noi possiamo parlare del gol annullato a Osimhen contro il Cagliari, dell'errore di Manolas al 94esimo a Sassuolo quando stava vincendo 3-2, e vogliamo parlare pure della partita sbagliata dal Napoli contro il Verona. Però io, presidente del Napoli, che ho come obiettivo unico ogni stagione di andare in Champions League, quando vedo che la Juve vince con quel rigore regalato a Cuadrado a 3 minuti dalla fine della partita che stava pareggiando con l'Inter, io comincio a fare ferro e fuoco, non me ne sto zitto, perché in quel momento capisco che mi vogliono fottere, e allora è lì che io non mi rendo conto del motivo per il quale poi la società accetta supinamente
tutto quello che accade. Poi vedi l'ultima partita col Verona come scende in campo e dici: prima sto zitto e poi gioco così. Non so, quasi quasi sembra che mi stia bene, no? Come provocazione, ovviamente, lungi da me dire una cosa del genere, ma il sospetto nel tifoso è quantomeno lecito. C'è Gianluca Gifuni pronto, quindi dobbiamo salutare, però c'è un amico che dice: fatelo sentire a tutti questi scemi occasionali che non amano il Napoli. Quindi sentiamo il suo messaggio e poi ce ne andiamo. Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione. Ovviamente anch'io vorrei delle risposte, ma in questo momento qua vorrei dire solo una cosa: e sarà sempre domenica fin quando sarò con te, e sarà sempre domenica fin quando sarò con te, con il mio magico Napoli, con il mio magico Napoli, e sarà sempre domenica fin quando sarò con te. Solo la maglia ragazzi, solo la maglia. Gianluca dei quartieri spagnoli, un abbraccio. Mi sembra il finale migliore possibile, caro Raffaele. Grazie, buon weekend. Mi ha fatto bene a farlo sentire. Ti saluto e ci ritroviamo come sempre lunedì a partire da mezzogiorno. Buon proseguimento di giornata. Grazie a Tony Molà, alla parte tecnica, Gianluca Gifuni pronto per un'altra grande ora di calcio qui a Radio Marte. Andrea Falco è tutto. Un saluto. Ciao a tutti.